grazie innanzitutto a chi ci sta guardando in questo momento da casa, grazie al servizio sempre presente di Telediamante. Siamo qui questa sera uniti per tutti. Dopo l'incontro del 18 che ci ha visto presentarci singolarmente da parte di Antonio, di tutta la compagine, da questa sera entriamo nel vivo di quella che è la campagna elettorale. Quindi andremo man mano a snocciolare quelli che sono i punti fondamentali del nostro programma. Un programma che abbiamo volutamente voluto preparare in un clima di massima collaborazione, di massima libertà. E una sola cosa il candidato a sindaco Pino Pascale ci ha detto nel primo incontro. Una cosa vi deve riunire, ragazzi, ed è l'unione verso tutti. Prima di attingermi a presentarmi, brevemente volevo esprimere delle idee, dei pensieri. Qualcuno dice che non ama guardare gli altri comizi. Io invece vi dico che li ho guardati tutti fino ad oggi i comizi. Ed è un piacere per me guardare i comizi. Perché noi tutti dovremmo iniziare a guardare questa folla, questa piazza, come un modo di incontro di idee. Il comizio, la campagna elettorale, dovrebbe essere proprio questo, uno scambio, un confronto, perché no? Anche il contrario di idee, che ben vengano le critiche, finché costruttive. Perché noi dalle critiche vogliamo anche imparare, ma sempre uniti. Vogliamo imparare non per il singolo interesse di ognuno di noi che non è stato messo qui per caso dal nulla, perché ognuno di noi i titoli, anche se ce li ha, non li sta portando nella campagna elettorale. Anche la sottoscritta ha un titolo, anche la sottoscritta ha una professione, ma quando Pino Pascale mi è venuto a chiamare, io ho pensato una sola cosa, che poi l'esempio vivente che mi ha dato mio padre Mario Pagano, che è il mettermi a servizio della mia gente, il mettermi a servizio di Diamante. E lo faccio e questa è l'unica promessa che faccio alla mia gente. Non faccio promesse perché non voglio disilludere nessuno, ma è l'impegno più grande che offro alla mia gente è quella di essere sempre a servizio e di ascoltare tutti, che poi il leitmotiv che abbiamo utilizzato un po' tutti noi anche con lo sportello ideato e voluto fortemente da Pino e da Luigi. Un'altra cosa, chiamateci gruppo, chiamateci compagine, chiamateci squadra. Una cosa è certa, noi abbiamo sentito che gli altri sono uniti, per fortuna, e mi fa piacere, dall'amicizia, dai valori della famiglia. Beh, noi non abbiamo questa presunzione di dire che tutti noi siamo amici e tutti noi siamo famiglia, perché non è così, parliamoci chiaro. Abbiamo avuto una grande fortuna e ringraziamo Pino Pascale che ci ha dato la possibilità. Grazie a questa fantastica esperienza che e la campagna elettorale e questo bellissimo progetto di Unito per Tutti ci ha dato la possibilità di incontrarci e noi, incontrandoci in questo fantastico percorso, stiamo scambiando idee liberamente e in maniera condivisibile, perché condividiamo gli stessi punti e gli stessi obiettivi. L'obiettivo principale è sicuramente quello del bene di Diamante, di Cirella e delle contrade. Beh, mi voglio adesso presentare. Sono Rossella Pagano. Non posso fare a meno di presentarmi come la figlia del professor Mario Pagano. Un professore, chi non lo conosce il professore? Chi non ha avuto modo di scambiare due parole col professor Mario Pagano?
Lo conoscete, l'amico di tutti e per tutti. Da lui voglio trovare ispirazione, dal senso di comunità unita, che per mio padre è sempre stato il valore più alto verso cui aspirare. Papà si è sempre speso, prodigato, ad aggregare il popolo. Come non ricordare la famosa Juventina che mio padre portò qui a Diamante, creò qui a Diamante. Come non ricordare il centro sportivo, dove si dava la possibilità a tutti di praticare lo sport. Il club dove riuniva la gente per poter vedere i film. Oppure la prima tappa del Giro d'Italia che portò a Diamante tra l'81 e l'82. E senza dimenticare la sua emittente dove ha fatto sentire tutti i protagonisti. Ed è questo che noi vogliamo. I veri protagonisti della nostra campagna elettorale dovete essere voi. Dovranno essere i vostri bisogni, dovranno essere le vostre esigenze. Da questo traggo un grande insegnamento, dare tutta me stessa per gli altri, per il mio paese, senza pretendere nulla, perché la più bella cosa è ricevere la stima per quello che fai, e io voglio fare, e ho tanta voglia di fare per il mio paese, così come tutti i compagni di questo fantastico gruppo. La cosa che più mi viene di portare al cuore in questo progetto è di mettere finalmente, concretamente, grazie all'aiuto di Pino e dei nostri compagni, se voi ci darete la fiducia, è quello di pensare concretamente a un vero discorso di destagionalizzazione. Già in un'altra occasione l'ho spiegato e lo voglio dire anche a voi. Lo sappiamo tutti che Diamante è bella. Lo sappiamo tutti che Diamante per natura riesce ad attrarre visitatori e turisti, perché è un paesaggio, ha la fortuna di avere un connubio di bellezza naturale e artistica che tutti ci invidiano. Ma ci dobbiamo impegnare per dare una dignità a chi ha investito in questo paese, ai commercianti che hanno investito in questo paese. Non pretendiamo e non promettiamo di fare i grandi eventi nel periodo invernale, perché sappiamo tutti è difficile e soprattutto non si può pretendere che un'amministrazione comunale possa fare e dare tutto e a tutti. Noi vogliamo creare dei progetti, vogliamo puntare sul turismo scolastico, sul turismo sportivo e cercare di attrarre visitatori anche dei paesi vicini per incentivare quella che è l'economia locale. Lo vogliamo fare ascoltando i giovani, perché noi dai giovani abbiamo tanto da imparare. Se vogliamo costruire il futuro dei giovani, dobbiamo consegnargli questo presente, e noi in questo presente vogliamo esserci con tutta la forza e con tutta la fiducia che noi ci auguriamo voi possiate darci. Non voglio dilungarmi, perché è giusto dare adesso la parola al resto della compagine, e vi saluto dicendo che l'8 e il 9 giugno date un voto non contro, ma perché il voto serve a scegliere chi vi deve rappresentare. Fatelo con la testa e pensiamo a votare a chi possa pensare al bene della comunità, e non più e non mai per il bene singolo, perché noi siamo qui uniti per tutti con voi. Grazie. Bene, adesso do la parola a un ragazzo che, senza sottolineare la storia della sua famiglia, delle sue famiglie, ma mi piace presentarlo
per la grande grinta che è riuscita a dare a tutti noi del gruppo, a me in primis. Un vulcano esplosivo di emozioni, di coraggio, di forza e di ottimismo che ha trasmesso in maniera coinvolgente a tutti noi. E qui per voi Luigi Cavalcanti. Buonasera Diamante! Qualcuno dei miei compagni di viaggio si era preoccupato che non avremmo potuto parlare da un balcone, ma con gli amici di sempre potremo parlare in qualsiasi posto del mondo. Non è facile per un ragazzo di 31 anni prendersi la responsabilità di candidarsi alla vita amministrativa di questo paese. Non è facile, ma io con molta umiltà vi dico che mi sento la voce dei ragazzi di Diamante, la voce dei sogni dei ragazzi di Diamante, il cavallo di Troia delle loro speranze. E lo dico tutti insieme, la comunità tutta, abbatteremo le barriere che ci fanno vedere questo paese con nostalgia. La nostalgia di quello che potrebbe essere e tante volte non è. La nostra campagna elettorale finora l'abbiamo svolta all'insegna dell'ascolto, come diceva la mia amica Rossella, nei nostri incontri settimanali, dove attraverso il dialogo, l'ascolto, abbiamo seminato un programma elettorale che rappresenta le esigenze di noi tutti. Vedete, 2 anni fa ero sul letto di ospedale e ripensavo, Io voglio far crescere la mia attività, contribuire a far crescere la mia attività. Io voglio far crescere il mio paese, contribuire, essere in prima linea per farlo crescere. E ripensavo, sognavo il Festival Popolare, sognavo il Carnevale. Dopo 2 mesi, dopo 40 anni abbiamo riportato il Carnevale a Diamante. Qualche serpe, qualche malelingua voleva declassare una cosa così bella a rango di campagna elettorale. Vedete bene, quel carnevale non ha colore politico, quel carnevale è di tutte le famiglie di Diamante, di tutti i bambini di Diamante. Vedete, questo paese non ha bisogno di rabbia, questo paese non ha bisogno di veleno, questo paese ha bisogno di essere unito, questo paese ha bisogno di essere comunità. Sono tornato a Diamante, la città che ho sempre amato, mi viene emozione solo a parlarne. Sono gli amici miei di sempre, con cui condivido da sempre le mie idee, i miei progetti. Diamante è la bontà di mio nonno, la sua generosità. Diamante è la politica di mia nonna. Lei che ha 94 anni, con i suoi occhi umili, parlava ancora di sociale. Diamante, non potevo che tornare a Diamante ed essere qua oggi a parlare in piedi davanti a tutti voi. Volevo ringraziare i miei compagni di viaggio, la fiducia che mi ha dato Pino sin dall'inizio, e voglio ringraziare una persona in particolare, mio zio Ernesto Magorno. Mi sei stato vicino in tutti i momenti più difficili della vita e con un atto di grande umiltà mi hai lasciato la fiducia. Io questa fiducia la trasformerò in amore per Diamante! Vorrei concludere facendovi un augurio.
e ribadendo un concetto. L'augurio che vi faccio è di essere uniti al di là del colore politico, di essere insieme, di essere comunità, perché insieme, solo insieme questa città può crescere. Un abbraccio a tutti e grazie. Volevo salutare anche il resto della compagine che purtroppo per questione di spazio non è qui sul balcone, quindi un applauso Costanza, Francesca, Yolanda, Luisa, Alfonso, Italo, grazie ragazzi. Bene, Aldo, perdona, adesso andrò su Striscia sicuramente, andrò su Striscia la notizia. Rovina, l'ho nominato, Fofolo nominato. Emiliano! Bene, a parte questo, adesso è la volta di presentare un giovane. Finora ho sentito dei bei discorsi, ma fare campagna elettorale avendo come contenuti i contro e non i pro è cosa facile. Non spiegandoci come questa amministrazione, magari per chi non lo sa, ha trovato Diamante, Cirella e le contrade. E solo chi ha lavorato giornalmente sul campo con i fatti lo può spiegare. A voi, per noi, per tutti, Antonio Cauteruccio. Buonasera a tutti. Ho cominciato questa campagna elettorale presentando i nostri candidati nel nostro primo comizio, chiedendovi un secondo tempo di questa meravigliosa partita di governo e chiedendo il vostro consenso alla nostra rivoluzione della continuità. Ho ascoltato pazientemente, ho ascoltato comizi in cui i candidati di questa lista sono stati definiti mediocri, sono stati definiti ignoranti, ci hanno raccontato la favola del rinnovamento, ci hanno raccontato l'inganno del rinnovamento. Abbiamo subito tante offese, ma ora è il momento di ritornare al piano della politica. E il piano della politica mi impone di riportare alcune questioni sul loro terreno. La Lista Nuova Era non è un semplice gruppo, lo era nel 2014 Diamante Cirella per una Diamante Migliore, è una lista che viene da una coalizione, è una lista che viene da un'alleanza, l'alleanza tra un gruppo e l'altro gruppo, quello di Cirella. E io non accetto più che ci vengano a raccontare, che vi vengano a raccontare che sono arrivate le verginelle da Marte che non conoscono nulla della nostra città. Ho ascoltato il comizio di Francesco Bartalotto, parte di quella coalizione, e a Francesco Bartalotta dico quello che ho detto nell'ultimo consiglio comunale. Visto che Francesco Bartalotta fa formalmente parte ancora della maggioranza di governo, quando si dissente, quando non si condivide la linea politica di un'amministrazione comunale, si fa una cosa. Io l'ho fatto 5 anni. Si tirano fuori gli attributi e si va all'opposizione. Il film
Faccio una piccola digressione cinematografica. Ho sentito di Dr. Jekyll, ho sentito di Mr. Hyde. Penso che la più fedele descrizione della consigliatura di Francesco Bartalotta sia il film di Pippo Franco, in cui il consuocere della Roma e il suocere della Lazio durante il derby si cambia la giacca e corre da una curva all'altra. Per quanto riguarda invece il solito trito e ritrito argomento che sto ascoltando sui servizi che funzionano in questa città, sui rifiuti per esempio, ho raccontato nell'ultimo consiglio comunale che il mio impegno in quel settore è partito da un'immagine, da due balneari di Cirella che nel bel mezzo di agosto nel 2018 sono stati costretti, per il mancato ritiro dei rifiuti, con il loro fuoristrada e il loro carrellino, a mezzogiorno a venire a depositare i rifiuti davanti al comune. Io da quella immagine sono partito. In questi 5 anni non avete vissuto un giorno di disagio sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani, e mi piace dire che si è passati dalla spazzatura on demand, butta che te la prendo, alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, al 60% di differenziata, a 4 bandiere blu, ai riconoscimenti plastic free, alla pulizia e al decoro di un paese che viene riconosciuto non solo sul nostro territorio ma nell'intera regione Calabria. Ricordo una scena dell'estate del 2021, quindi non eravamo e non ero in campagna elettorale, quando il nostro servizio cresceva, quando l'efficienza del nostro servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani cresceva. Il giorno di Ferragosto, quando finalmente siamo riusciti a dare agli stabilimenti balneari, ai bar, ai ristoranti, agli alberghi la doppia raccolta descritta nel capitolato d'appalto, il giorno di Ferragosto, sapete dove mi sono goduto la scena? Non me la sono goduta sul lungomare, me la sono goduta mettendomi i guanti, salendo su una vaschetta e andando a raccogliere la spazzatura, perché volevo godermi l'efficienza di quel servizio. E con me non c'era Francesco Bartalotta, con me non c'era il capolista di Nuova Era, con me non c'era l'alleato di Cirella di Nuova Era, c'eravamo io, l'operatore, la vaschetta, i guanti e tanti cittadini che avevano gli occhi pieni di bellezza perché finalmente gli veniva reso un servizio. Siamo stati eroici in questi anni, siamo riusciti a fare la raccolta dei rifiuti solidi urbani con un bilancio disastrato, e chiedetelo all'alleato di Cirella da dove viene questo bilancio disastrato. Non ci proponete il solito vecchio inganno: senza aumentare la tariffa sui rifiuti solidi urbani, senza aumentare la Tari, nonostante i costi di conferimento in discarica nella nostra regione aumentino di anno in anno. Ho sentito tante castronerie sul servizio di manutenzione del verde pubblico. Il primo atto che io ho compiuto da consigliere comunale di maggioranza nel 2019 è stato quello di andare ad aprire il portone del convento dei minimi a Cirella, perché ricordavo che quel luogo per 11 mesi l'anno era avvolto dall'erba, perché ricordavo che quel portone era sempre chiuso. In 5 anni, stipulando una convenzione con la diocesi, in 5 anni istituendo un sistema di prenotazione dei matrimoni religiosi che ha portato anche degli incassi al comune, abbiamo reso il convento dei minimi una wedding destination tra le più ambite di tutto il meridione d'Italia. Chiedetelo all'alleato di Cirella. Ho sentito parlare di rete fognaria, ho sentito parlare di contrade non servite, ed è vero, ci sono ancora delle contrade non servite, ma la verità su questo problema è una verità che viene da lontano, viene dal lontano anno 2013, decaduto il sindaco Ernesto Magorno, che diventò parlamentare, c'era un sindaco facente funzioni, c'era Gaetano Sollazzo, si approvò l'adesione. E ricordo, come le ricorda ancora, credo, Francesco Bartalotta, che era in consiglio comunale con lei, le parole di una grande donna, di Enza Minervino, che era consigliere comunale al tempo, che raccontava
di questa adesione alla gestione comprensoriale della depurazione delle reti fognarie, raccontandoci 11 anni prima quello che sarebbe successo oggi. Oggi, a causa di quella adesione, quando noi riceviamo attraverso la Regione Calabria, attraverso il PNRR, dei finanziamenti per la rete fognaria, non li possiamo spendere su quelle contrade perché quel progetto comprensoriale che prevedeva i collettamenti su quelle contrade non ci permette di spendere i soldi su quelle contrade. Chiedetelo all'alleato di Cirella. Tratto anche stasera, lo farò anche domani sera a Cirella, tratto brevemente perché è una questione che riguarda anche il territorio comunale di Diamante ed è giusto ripristinare la verità anche in quel caso, la questione del commissariato di Cirella. Vi racconto la mia esperienza. Io, grazie al nostro servizio, ai servizi che abbiamo implementato in questi anni, ho avuto anche l'opportunità di entrare nelle scuole con le lezioni di educazione ambientale. Io ci sono stato nell'ultima pluriclasse della primaria a Cirella. Io ci sono stato nella pluriclasse della scuola dell'infanzia a Cirella. Questa strumentalizzazione non tiene conto degli attori più importanti, i bambini che hanno dei diritti negati e che avrebbero il diritto di vivere gli stessi ambienti scolastici, lo stesso piano di formazione, gli stessi step nella loro formazione. Diciamoci la verità, perché non si vuole, si osteggia questo presidio di legalità. Non è vero che si vuole il commissariato, non è vero. La questura competente ha individuato come unica sede utile il plesso scolastico di Cirella. L'amministrazione comunale ha trovato la collocazione per la scuola primaria. Non c'è nessun ostacolo di natura tecnica sul finanziamento preso per la pannellatura fotovoltaica sulla scuola di Cirella. Quindi c'è qualcuno che è ostile a un presidio di legalità e di pubblica sicurezza. La lista Nuova Era dovrebbe dirci cosa vuole fare con l'ACI. Cirella ha una grande possibilità di sviluppo. Un investimento da 10 milioni di euro nel centro urbano di Cirella, che è l'ACI. Un indotto di sicurezza, di legalità e anche economico per tutti i servizi che può offrire il commissariato. Abbiamo avuto un finanziamento per progettazione sul campo sportivo di Cirella. Sono tre asset fondamentali per la rinascita di Cirella. Questa è visione strutturale, questa è visione organica. Le altre cose sono i soliti vecchi inganni. Ho sentito da questi balconi un richiamo ai giovani. Anche noi abbiamo nel nostro programma la consulta dei giovani, anche noi abbiamo nel nostro programma la necessità, la voglia e le proposte per coinvolgere i giovani. Però quando ci diciamo per l'ennesima volta che vogliamo governare per impedire che i nostri giovani vadano via, ci dobbiamo dire cosa vogliamo fare con gli investimenti che questa amministrazione comunale, unica sul territorio, è riuscita ad attrarre. Ci dobbiamo dire cosa vogliamo fare col McDonald's, 50 posti di lavoro, cosa vogliamo fare con l'ACI di Cirella, 10 milioni di investimento, cosa vogliamo fare con il commissariato. Ci dobbiamo dire, e questo non lo accetto, perché mentre io per 5 anni ho risposto a 30 telefonate al giorno, ho ascoltato tutti i cittadini, mi sono occupato consumando la suola delle scarpe con lo zainetto sulle spalle tutto il territorio comunale, e da 3 anni lavoriamo a uno studio di fattibilità per realizzare con il bando infrastrutture sostenibili del PNRR parcheggio multipiano alla scarpata della farmacia, gli interrati a piazza Giovanni Paolo II, i parcheggi a raso vicino alla stazione di Cirella, con la possibilità nel bando di abbattere le barriere architettoniche, riqualificare le aree adiacenti. Non accetto che Francesco Bartalotta, che ho visto partecipare alla vita amministrativa con la giacca e la cravatta per gestire burocraticamente il consiglio comunale, si permetta di dire che nulla è stato fatto, perché questa è la nostra prospettiva. Quella favola, la favola del rinnovamento, è un vecchio inganno. E credo, Pino, ed io ti ringrazio, perché con un atto innovativo, rivoluzionario, prima delle elezioni, insieme a tutti i candidati,
mi avete concesso l'onore di ricevere questa investitura. Se vinceremo le elezioni, e le vinceremo, alla carica di vice sindaco, è arrivato il momento di chiedere alla lista Nuova Era se davvero è nuova mentalità di fare la stessa cosa, se riuscite a farlo e se non litigate dopo averlo fatto. Guardate, mi piace concludere questi comizi andando a passeggio sul nostro territorio comunale. C'è una questione molto importante, le politiche urbanistiche. È la lente di ingrandimento che molto spesso viene messa in questo dibattito sul nostro centro storico. Voi sapete bene che uno dei punti panoramici più belli di tutto il meridione d'Italia è la terrazza di Largo Savonarola. Ed io mi fermo un attimo, perché prima di concludere è necessario prendere un atto e mostrarvelo. La terrazza di Largo Savonarola 12 anni fa, 17 anni fa, è stata salvata da uno scempio che occupava e deturpava il nostro panorama. È stata salvata dalla prima giunta Magorno. E l'atto di concessione venne firmato da un'attuale candidata della lista Nuova Era. E la lista Nuova Era ci deve dire cosa vuole fare delle politiche urbanistiche di questa città. È il solito vecchio inganno. Mi piace concludere con una frase, come spesso faccio, con una frase del mio poeta preferito, Pedro Salinas. Muore soltanto l'amore che smette di essere sognato. E noi dobbiamo vincere, perché muore soltanto il territorio che smette di essere amato, modellato, immaginato in maniera diversa da una popolazione che ai soliti vecchi inganni si ribella e non si piega. Grazie. Andiamo a concludere dando la parola a davvero, io amo definirlo come un uomo del popolo e tra il popolo da sempre, perché Pino Pascale da sempre è sempre stato in mezzo a noi, pronto ad ascoltarci, pronto a rispondere al telefono a qualsiasi ore. Forse troppo buono, questa sua troppa bontà, forse a volte non è stata ripagata per quanto lo meritava. Non ha bisogno di presentazioni, non ha bisogno di altri attributi. Lui è il nostro candidato a sindaco, Pino Pascale. È bellissima questa piazza, e fatemi salutare il mio sindaco, il nostro sindaco che è qui in mezzo a noi, che non si nasconde, che non si nasconde, perché è l'orgoglio di questo paese, è l'orgoglio di questo paese. Fatemi salutare i miei candidati. Fatemi salutare ognuno di voi, vi guardo negli occhi, vi conosco uno per uno, mi conoscete. Io non sono un fantasma che piomba ogni 5 anni con la pretesa di ricoprire il ruolo di capolista e di guida di questo paese. Io in questo paese ci sto 365 giorni all'anno, ne vivo le problematiche. Frequento tutti gli esercizi commerciali perché a me piace vivere, spendere, confrontarmi all'interno del mio paese. Stamattina
Sono uscito come faccio tutte le mattine a comprare il giornale e la locandina recitava Marcello Pascale, le regie occulte delle altre liste. Le regie occulte delle altre liste. I registi occulti o buoni che siano, non è che diventano buoni o occulti a secondo le circostanze, perché 5 anni fa il regista che ti ha fatto fare il capolista, caro Marcello, non era occulto, era un regista buono, era il regista di Cirella. Quindi 5 anni dopo viene a dire che è un regista occulto. A noi che cosa ci vuoi dire? Forse hai sbagliato lista. Noi non siamo la lista degli imprenditori, degli speculatori edilizi. Noi non siamo la lista di chi ha 3 o 4 lidi e poi ci viene a fare la morale. Guardate, io ho una lista, l'80% di giovani, c'ho solo, ci siamo solamente io e Fofò, un poco più avanti negli anni, ed è per noi motivo di grande orgoglio, perché saremo la guida di questi giovani. Io mi sono commosso a sentire Luigi e a vederlo qui, perché io l'ho voluto fortemente. Ne ho parlato con Ernesto, ho detto: Ernesto, l'unica persona che può sostituirti nel cuore di diamante è tuo nipote Luigi, perché tuo nipote Luigi è in mezzo ai giovani, perché tuo nipote Luigi a quei giovani dà la forza, la speranza che ognuno ce la può fare in qualsiasi circostanza. Ecco perché l'ho voluto con me. E gli urlatori seriali, quelli che vogliono far diventare questa campagna elettorale una guerra, quelli che la vogliono portare in rissa, non spavento sicuramente i miei candidati, perché i miei candidati hanno gli attributi per andare avanti, per rispondere e parlare di programmi. Ti faccio una domanda, caro candidato a sindaco di Nuova Era, Achille Ordine. Io non ti ho sentito giustificare queste persone, non ti ho sentito dire cose che mi sarei aspettato. Una presa di distanza, non si può salire su questo balcone e offendere. 40 minuti di offese fra Diamante e Cirella senza una proposta. Se tu non sei in grado di farlo, fammi confrontare con il vero capolista della tua lista. Fammi parlare con il vero capolista della tua lista. E certamente non sei tu, e certamente non sei tu. E poi guardate, ho sentito, e non so con quale coraggio, parlare di Porto. Guardate, ci vuole veramente coraggio. E io in questo ti ammiro, caro Achille. Sei stato l'avvocato del Porto. Sei stato un avvocato del Porto. E da parte nostra per curare questa vicenda, perché eri in risarcimento danni. E a un certo punto cosa hai fatto? Hai fatto come Schettino, hai abbandonato la nave, te ne sei andato. E noi abbiamo voluto trovare un altro avvocato che difendesse non l'amministrazione comunale, ma questo paese. Ti dovresti vergognare. E poi ho sentito un'altra candidata che ha elencato i titoli onorifici, le lauree, e ha detto che suo fratello se n'è andato in Spagna a lavorare. Siccome, ringraziando il Dio, siamo in un paese dove ci conosciamo tutti, carissima candidata, per tanti anni tuo fratello ha lavorato anche nel nostro albergo. Non c'era bisogno che andava in Spagna a fare la stessa cosa. Anche perché dovresti chiedere
a qualcuno della tua lista come mai ha bloccato o ha tentato di bloccare il McDonald's, come mai l'acido di Cirella viene osteggiato, come mai si parla di un commissariato che dovrebbe essere l'onore di tutti voi come di una cosa cattiva. Arrivano i migranti, poi ci riempiamo di migranti, ma veramente siete alla frutta. Io ho difficoltà a confrontarmi, ve lo dico chiaramente, ho difficoltà a confrontarmi con voi. E poi Dulcis in punto sale sul balcone il dottor Simone Sollazzo. Io vorrei capire, Simone Sollazzo, se questo cognome o questo signore non conosce nessuno a Diamante a Cirella o nelle contrade, perché dice addirittura che Cirella fa schifo. E chi l'ha governata per 50 anni Cirella? Chi ne ha condizionato lo sviluppo di Cirella? Io me la ricordo Cirella. Andavo a Lord Town, andavo al Manhattan Pub, andavo a divertirmi a Cirella. Adesso, giusto per la pazienza, la capacità e la voglia di non far morire niente, un signore si è preso la briga di aprire un negozio di cera alimentare. Se no a Cirella non c'era nemmeno un negozio di cera alimentare. Bravo! E questo qua viene a dire Cirella fa schifo. L'unica amministrazione che ha investito su Cirella. Domani faremo un chiarimento tombale a Cirella su tutte le nefandezze che sono successe in 50 anni. Su tutte le nefandezze. Cosa avete fatto a Cirella? Vi siete pigliati 3 o 4 lire. Via Vittorio Veneto è diventato la casa del consiglio comunale, prima dei consigli comunali veri e quelli naturali, perché a Cirella ci sono i signorotti, a Cirella non si muove niente se non si chiede prima. Noi la pensiamo diversamente, abbiamo investito su Cirella, abbiamo dato alle associazioni di Cirella 40.000 euro in 2 anni per organizzare l'estate cirellese, per organizzare calci sotto le stelle. Domani vi faremo vedere il progetto della piazza, di come verrà la piazza ristrutturata a Cirella. Abbiamo creato le condizioni, lo diceva Antonio prima, perché i siti archeologici di Cirella fossero i più visitati di tutto il meridione. E poi ci viene a dire che Cirella fa schifo. Non ci dovremmo vergognare. Non ci dovremmo vergognare di questa cosa. Guardate, io credo che forse i toni andavano abbassati, ma io credo che la verità la gente la debba sapere. La debba sapere, perché poi ci ritroviamo che ti incontrano in mezzo alla strada e ti dicono tenete 4 ragazzini che sono caricati a palla, a molle, e la famiglia Pasquale se ne deve andare da Diamante. L'ha detto a me. E ma guarda che stai parlando con chi se ne dovrebbe andare da Diamante. Quindi nemmeno ti conosco. Ragazzini di 15 anni, avete seminato odio. Odio, questa campagna elettorale l'avete trasformata in odio, e non è possibile, perché il vero motivo dell'ascesa in campo di tutti noi, il primo motivo è quello della pacificazione sociale. Voi invece da questo balcone ci avete chiamato mafiosi, cessi pubblici, lavatevi la bocca prima di parlare di noi. Lavatevi la bocca prima di parlare della famiglia Pasquale, perché noi abbiamo lasciato una traccia indelebile in questo paese,
voi non avete fatto niente, non avete lasciato niente. E vado alle conclusioni, perché state tranquilli, su questo balcone, in questa campagna elettorale, chiariremo tante cose. Chiariremo tante cose, perché è anche giusto che chi ha lavorato H24 all'interno del comune e ha fatto in modo che questo paese fosse il paese più candidato di tutta la Calabria, abbiamo lavori ovunque, siamo riusciti, dopo una mareggiata che ci ha devastato una strada importante, che era accesso, che è l'accesso a tanti lidi, a tanti ristoranti, è un albergo importante di Diamante. Siamo riusciti ad avere in pochi mesi, grazie alla capacità e alle interlocuzioni ottimali che abbiamo con la Regione, ad avere 500.000 euro. Oggi abbiamo il vanto di poter dire che questi lidi avranno la possibilità di svolgere la propria attività regolarmente, avranno la possibilità di fare tutte le quello che è necessario perché la stagione non salti, perché noi abbiamo fatto questi lavori e a breve, in settimana, credo che li consegneremo. E voglio concludere ricordando e dicendo con forza che la mia lista, la lista Uniti per Tutti, è la storia e il futuro di questo paese. È la storia e il futuro di questo paese. Noi ricorderemo e cammineremo sugli sforzi di grandi sindaci che hanno tracciato la strada. Questa strada noi la percorreremo e si sta avvicinando sempre di più. Sta arrivando alla riva quella vela, che è la vela del rinnovamento, che è la vela dell'entusiasmo, che è la vela della pacificazione sociale, che è la vela che ci porterà all'8 e 9 di giugno ad essere la lista più votata della storia di questo paese. Grazie di cuore, grazie per avermi ascoltato, grazie per avermi sopportato in questi 20 minuti, ma andavano chiarite, andavano dette queste cose, perché io mai mi sarei aspettato di dover rispondere ad attacchi così vili, attacchi così rabbiosi, attacchi che niente hanno a che fare con una campagna elettorale. A voi vi do appuntamento domani a Cirella alle 19. Vi chiedo di fare uno sforzo e di esserci tutti, perché domani a Cirella chiariremo anche tante altre cose, e lo faremo perché la nostra è una lista limpida, chiara, pulita, è una lista che vuole solo unicamente il bene di questo paese, e lo fa con forza, lo fa con passione, e l'8 e il 9 giugno sarà la lista che uscirà vincitrice dalle urne, perché questa è la lista che deve rappresentare lo spartiacque fra questa amministrazione e il futuro di questa città. Questa amministrazione ha tracciato la strada, noi la percorreremo. Viva Diamante, viva le contrade, viva Cirella!